Siamo nel mio regno. No, sto scherzando naturalmente, non è il mio regno soltanto. È l'Accademia, Libera Accademia del Teatro del Sogno, dove io non lo dico a nessuno, ma insegno recitazione. Dico non lo dico a nessuno perché mi fa piacere che si sappia, ma ho una paura terrificante di questo, come ad una prima teatrale, dove io non dimentico certo di essere l'attrice eccezionale che sono, ma il doverlo dimostrare mi riempie di angoscia. Qui, in questa scuola, Accademia, devo dimostrare ai ragazzi che in fondo possono avere fiducia in me. E questo, credetemi, non mi era mai successo nella vita. Insegnare cose che io non avevo mai fatto, ripeto, è come mettersi su un trono e dire lasciate che i pargoli vengano a me e che abbiano fiducia in me, lasciate che mi ascoltino, lasciate che quello che io dico si imprima nella loro mente, nel loro cuore, nel loro corpo, tutto sommato. Lasciate che le mie parole abbiano un senso importante, beh, se non è responsabilità questa, però evidentemente dal risultato che stiamo avendo mi pare che un minimo di fiducia posso continuare ad averla in me. È una scuola dove non si insegna soltanto a recitare, ma c'è scuola di scherma, Edoardo Vianello insegna a cantare. C'è lo studio di uno strumento musicale, storia del teatro, storia dell'improvvisazione drammatica, lo studio dei cori greci, è molto completa. È scuola di danza, naturalmente. E vabbè, punto. Tutti voi sapete che il paradiso di Fantozzi non è mai esistito. Né sulla terra né in quello probabile o improbabile che ci raccontano che esiste dopo che ci allontaniamo un attimo dal percorso che facciamo quotidianamente. Non esiste perché Fantozzi è un pavido, è un pauroso, è un timoroso e forse ha un eccesso di rispetto. Ma non verso se stesso, e questo è lo sbaglio suo, forse, è di averlo sempre verso gli altri. E invece, non per riuscire, non esiste una legge o una regola che imponga agli altri di sapere come si arrivi o come ci si possa imporre. Ma io credo che il paradiso sia soprattutto. Si conquista soprattutto avendo il rispetto di se stessi, poi degli altri, che è poi la stessa cosa, perché se tutti usassero questo modo di rapportarsi, forse potremmo comunicare attraverso paradisi, e invece non avviene quasi mai, perché tutti esigono dagli altri rispetto, ma nessuno lo dà agli altri. E quindi ecco, non esiste il paradiso per Fantozzi, tanto che viene respinto anche lì, o comunque quando viene accettato sta dietro una colonna, quindi non riesce a vedere niente. Scusate questi sorrisi, ma non sono tanto per il testo o per le situazioni, quanto per i ricordi. Sembra un vecchietto, no, non lo sono ancora, ma siccome abbiamo cominciato tutti molto presto a diventare Fantozzi e Fantozziani, e personaggi intorno a Paolo, villaggio naturalmente, vorrei che lo scambiasse per il Papa. Allora, questi sorrisi sono come si sorride al proprio ricordo della propria adolescenza, come si sorride di fronte alle fotografie che sanno ormai quasi di daguerreotipo, dell'attimo fuggente. Ecco, le fotografie della memoria, in Fantozzi in Paradiso, immagini improvvise, alcune senza valore, altre sì, ma comunque sempre vitali, sempre importanti, perché la suggestione del ricordo dei momenti di lavoro, almeno a me, in me avviene questo, sta nel ricordare soprattutto
quanto fosse importante in quel momento quel tipo di lavoro. Non rapportarsi al collega se si andava d'accordo o no, ma rapportarsi sempre nel ricordo a quello che aveva veramente valore in quel momento. Anche squallidamente la formazione della propria carriera, dico squallidamente perché in teoria non bisognerebbe fare questo percorso d'attore pensando alla propria carriera, ma è inevitabile, inesorabile. L'attore è un pessimo individuo, e io tra questi. L'attore è narcisista, l'attore è esibizionista, l'attore pensa alla propria carriera, scavalcherebbe montagne, scavalcherebbe i cadaveri dei suoi amici più cari, e io tra questi, pur di fare carriera. E si capisce perché, perché c'è una passione talmente ruggente nell'attore, io intendo nell'attore quello con la maiuscola, che è imperioso mostrare a se stesso che forse si aveva ragione quando da piccoli si pensava a cosa farò da grande. Io non ho avuto mai altre immagini, già dall'età prescolare, infatti ho trascorso un'infanzia e un'adolescenza terrificanti, da le monache, con tutto il rispetto, o neanche tanto, insomma, fate voi. Perché, siccome io avevo sempre detto, proprio dall'età prescolare, ai miei genitori, non che io avrei fatto l'attrice, che mi suona come imitazione, ma io sono nata attrice. E loro non capivano questo, non perché non fossero intelligenti, ma perché per i miei il concetto di attrice, in particolare l'attore Jones, ma l'attrice Bottana, non, i miei non erano siciliani, ma il concetto molto italiano, ora i tempi sono cambiati, le madri impazziscono di gioia quando vedono i culi esposti, quando le figlie fanno le veline, tutte contente, quello è il culo di mia figlia, lo riconosce, sì, mi pare uguale, no, no, il culo di mia figlia è più bello del culo dell'altro, ma io penso che se mia figlia avesse voluto fare questo in quella parte di cui abbiamo parlato, quella parte l'avrei riempita di calci, tanto che in televisione sarebbe apparso molto gonfio il culo di mia figlia se avesse voluto fare questo. Ma questa è una posizione personale di me come madre, fortunatamente non ho dovuto lottare, per questo mia figlia è una persona, super per me, non ama il teatro, non come spettatrice, ma come eventualmente come chi debba farne parte, perché purtroppo quando era piccola questa attrice madre scompariva ogni tanto, e voi sapete bene che per i bambini l'allontanamento della madre in psicologia corrisponde alla scomparsa della madre. Il concetto di morte non c'è in un bambino. Una madre scompare se si allontana, e quindi sono tragedie. Io non potevo dire a mia figlia che aveva 3 anni, io devo andare a lavorare perché mamma fa l'attrice e ha quest'amore che non è che superi quello che ha verso di te, ma è ruggente comunque, è importante. E quindi lacrime amare, tuttora ho nel cuore, nell'orecchio, nella mente, nella memoria i pianti strazianti di mia figlia quando mi vedeva allontanare e quando partivo per le tournée, perché non potevo stare con lei. Io non potevo spiegarle ancora. Dopo, man mano, l'ha capito. È rimasto un muro bianco, perché è inutile che ci illudiamo, ma quei dolori rimangono, sono i più grandi a livello incoscienza nei bambini. E vabbè, superato, una figlia stupenda, che forse non mi merito, comunque non so come sia uscita stupenda, sia fisicamente, pensate, mia figlia è bella, non dico altro.